Ben ritrovati, nuova puntata di A Tutto Campo. Dunque, l'Arezzo che conquista tre punti davvero preziosi, più che altro era chiaramente la squadra favorita, ma era soprattutto un test per vedere ecco, se la squadra avesse superato quanto era accaduto a Cremona. La risposta è stata affermativa, a parte magari qualche momento della ripresa, e quindi arrivano tre punti che permettono intanto di affrontare mercoledì la Coppa Italia con serenità, e poi, cosa non di poco conto, di andare a Livorno lunedì con qualche punto di vantaggio proprio su Livorno, che questa è una partita insieme a quella col Siena, insomma, particolarmente attesa dalla tifoseria. Ne parleremo questa sera, andiamo a salutare sicuramente uno dei giocatori più positivi fin qui, Alessio Luciani, buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. Stefano Butti che ritorna con noi, ciao Stefano. Buonasera. E Matteo Marzotti, buonasera, ovviamente, che è di casa. Allora, Alessio, la gara ieri, insomma, chiaramente l'Arezzo dal punto di vista tecnico era favorito, insomma, non c'era storia, però dopo un primo tempo in cui la Racing Roma era messa abbastanza bene in campo e non aveva poi concesso tantissimo, poi per fortuna è arrivato l'episodio del calcio di rigore. Beh, come hai detto tu, ecco, non è stato semplice perché sai, ogni partita ha storia a sé. La Racing Roma veniva da una sconfitta bruciante in casa contro il Siena per 4-0, quindi magari tra virgolette loro si sarebbero dovuti rifare di questa pessima sconfitta. E è risaputa la cosa che magari qui al Città di Arezzo molte squadre vengono anche per strappare quell'umile punticino, si chiudono tutti lì dietro, e loro ci hanno un po' sorpresi con questo modulo 5-3-2, perché noi durante la settimana avevamo ben analizzato magari se loro avessero potuto cambiare qualcosa sia dal punto di vista tattico che soprattutto mentale, ecco. Abbiamo analizzato sia il 4-3-1-2 contro un 4-3-3, poi alla fine hanno scelto questa carta, però noi soprattutto al primo tempo ci siamo gestiti, diciamo, la situazione nel migliore dei modi, l'abbiamo sbloccata con un rigore, un bellissimo allungo di Masciangelo sulla fascia, e ecco, la siamo riusciti a sbloccare al primo tempo, anche magari la dobbiamo sbloccare prima con delle occasioni che non siamo riusciti a sfruttare, però va benissimo così. Nel secondo tempo abbiamo cercato di gestirla nel migliore dei modi, e a tratti ci siamo riusciti, a tratti no, magari come è venuta fuori un po' di ansia anche visto i precedenti. Ciò che contava comunque era fare il risultato, perché dovevamo continuare il nostro cammino verso quelli che sono magari i sogni che abbiamo nel cassetto, e ci siamo riusciti. Tre punti importantissimi che ci permettono soprattutto di affrontare queste due partite molto importanti, perché noi vogliamo continuare a vincere. Ecco, per un giocatore vivere una giornata come quella di Cremona, che alla fine vale tre come quella di ieri, no? A parte il fatto che è uno scontro diretto. Per un giocatore che vuol dire, no? Domini una partita, 80 minuti, non c'è alcun motivo, no? Almeno che uno potesse prevedere una Cremonese in grado di mettere in pericolo l'Arezzo, e poi come un tornado, no? In un minuto cambia tutto. Come si riesce a uscire anche proprio psicologicamente da una situazione così? Beh, psicologicamente magari devi per forza di cose non pensarci troppo a quello che è successo e cercare magari già dal martedì dopo ad andare ad analizzare sì gli errori fatti, ma già pensare positivo e cercare di rifarti la domenica dopo come quello che è stato contro la Racing Roma. È come nella vita, magari tu cerchi con tanti sacrifici di costruirti un castello, però quel castello ci metti poco a distruggerlo. Noi per 80 minuti contro la Cremonese siamo riusciti a fare qualcosa di importantissimo, però per i restanti 15 minuti abbiamo gettato veramente un'impresa che stavamo facendo. Contro la Racing Roma siamo riusciti magari a girare l'angolo e a metterci alle spalle quella brutta esperienza che è stata Cremona, però dal mio punto di vista penso che noi non abbiamo tra virgolette rivali, non dobbiamo aver paura di nessuno, ma soprattutto rispetto di queste corazzate, ma soprattutto anche di queste squadre magari che dal punto di vista della classifica non sono messe bene. E quindi adesso prepariamo subito la Coppa Italia contro il Prato, perché vogliamo passare il turno. Stefano, ieri si è visto un po' a un certo punto nel secondo tempo, un po' non so se hai paura di vincere o paura anche al di là dell'avversario, che l'avversario poi diciamo le uniche occasioni che ha avute gliela ha date l'Arezzo, che sono stati due retropassaggi sbagliati che hanno malato in porta, una volta Shainas, l'esterno albanese, e poi De Souza.
sul quale poi Benassi ha mandato in angolo. Lì è stato un momento, poi hanno conquistato mi pare 3 calci d'angolo di fila, lì è stato un po' il momento in cui l'Arezzo non era riuscito a chiudere la partita e loro erano venuti un pochino fuori. Per il resto, se no, la gara non aveva un grande coefficiente. Era una partita, ma aspettavo qualcosa di più sinceramente, perché il divario tecnico è enorme, cioè pensavo fosse una partita in cui l'Arezzo poteva veramente, diciamo, fare una passeggiata. Non è così, perché le squadre che vengono si chiudono, però dopo il rigore 1-0 entro il secondo tempo, secondo me sì, c'è stata la paura di forse di pensando anche a quello che era successo a Cremona, che penso sia stata una cosa abbastanza rara nel calcio, e insomma prendere, dominare per 80 minuti e poi buttare via tutto in 15 in un campionato così e con una squadra come quella, secondo me è deleterio. Però e ieri forse sì, dopo il gol dell'1-0 c'è stata questa paura, perché l'Arezzo lo vedevo abbastanza nervoso, abbastanza probabilmente cercava questa vittoria in tutti i modi, ha trovato quel gol su rigore, poi non è che abbia fatto grandissime cose per mettere sotto l'avversario, però diciamo la partita giustamente l'ha vinta, e una squadra che penso abbia poco da dire, perché è una squadra molto giovane, una squadra dove si vede i limiti tecnici di questa squadra, per cui l'importante, come hai detto tu prima, era vincere, e l'Arezzo ci è riuscito. Però tornerei sul fatto di Cremona, perché sicuramente quella era la partita che avrebbe secondo me cambiato il cammino dell'Arezzo, perché andavi a giocarti a vincere a Cremona, a mettere sotto una squadra che è tra le favorite, e quindi avresti dato un bel impronta a campionato. Può essere anche la gara di Livorno, cioè come seconda opportunità per fare quel cambio di passo ulteriore verso l'alto. Sì, è pur sempre un derby, pur sempre una sfida sentita, no? Che mancava da tempo quella con il Livorno. Può essere un altro banco di prova dopo quello che è stato fallito con la Cremonese, quello che è mancato con l'Alessandria. È chiaro che poi, però, quando si tratta di andare a vedere com'è andata, no? Con queste big, è chiaro che con l'Alessandria c'è stata la sconfitta, tra l'altro immeritata per come aveva giocato l'Arezzo, con la Cremonese uguale. È chiaro che poi dopo, andando a vedere magari anziché il derby, il quadro nel suo insieme, è un Arezzo che magari deve vincere per pensare di fare la rincorsa sul Livorno ora, perché chiaramente con l'Alessandria l'Arezzo ha perso, con la Cremonese uguale, Cremonese-Alessandria fa loro, hanno fatto il pari, sì. E già ragionando in una sorta di classifica Vulsa, è bene che l'Arezzo pensi a vincere sì il derby per un discorso campanilistico, ma soprattutto per un discorso di puntellare quella che è la prima posizione libera dietro Cremonese ed Alessandria. Poi avremo, cioè, un calendario molto particolare, perché al ritorno saranno tutte sfide in casa per l'Arezzo, no? Quindi con quello che può voler dire, e avrà fuori invece queste gare tra virgolette più abbordabili. Allora, sentiamo Sottili, che a un certo punto dice dovevamo chiudere, non usa il verbo chiudere la partita sul 2-0, dice visti i precedenti gli è scappata questa battuta. Allora sentiamo. Potevamo gestire la palla in maniera diversa, e tutte le volte che siamo riusciti a farlo siamo sempre venuti fuori anche abbastanza bene. Invece troppi passaggi in orizzontale, troppi retropassaggi su Massimiliano, su Benassi, e hanno dato troppo coraggio ad un avversario che fino a quel momento era riuscito a rimanere in partita. Poi è vero che Benassi, parate zero e occasioni noi per poterla chiudere, andare sul 2-0, purtroppo mi tocca dire così, visti i precedenti, andare sul 2-0 e potenzialmente stare un pochettino più tranquilli, ne avevamo avute diverse. Però dico anche questo, che se avessi dovuto scegliere alla vigilia fra vincere 3-0 e vincere soffrendo, preferisco che si sia fatto così, perché questo ci fortifica dal punto di vista caratteriale, ci dà lo spirito di aiuto reciproco, ci dà lo spirito di voler raggiungere con fatica un obiettivo, che oggi era quello della vittoria.
e finalmente siamo riusciti anche in alcune situazioni a sbrogliarle con un po' di cattiveria, qualche volta l'uscire puliti dalle situazioni di contrasto, di contatto fisico ci aveva in passato un pochettino penalizzato. Oggi invece la voglia di portare a casa questi tre punti e dimenticare definitivamente Cremona è stata quella che sì, ci ha dato un po' d'ansia, ma che ci ha comunque condotto a una meritata vittoria. Ecco, nel secondo tempo tu hai cambiato, sei messo con la difesa 3, una scelta dovuta a cosa in quel momento? Perché non riuscivamo a lavorare sul loro vertice basso, su Massimo. Non volevo sacrificare uno dei due attaccanti in quel lavoro, non riuscivamo a farlo tenendo stretti i nostri due centrocampisti esterni, allora, un po' come era successo col Siena, ho preferito trovare questa soluzione e dal punto di vista delle seconde palle riconquistate, della possibilità di poter riattaccare la profondità con tutti e tre i giocatori, perché poi l'ha fatto anche molto bene Arcidiacono, credo che sia stata alla fin dei conti una scelta azzeccata. E quel salto di qualità passa proprio nella gestione delle situazioni di vantaggio, nel senso nel acquisire quella sicurezza, perché abbiamo visto quei due errori di disimpegno, cioè quello di Siri, quello di Foglia, che poi hanno dato le uniche palle gol alla Racing Roma, una squadra che fin lì non aveva fatto praticamente niente, no? Poi ci sono quei tre minuti, tre calci d'angolo di fila, quello lì è stato il momento, insomma, in cui l'Arezzo ha dato la sensazione di avere forse un po' di ansia. Sì, ce l'avevamo l'ansia, ce l'avevamo anche noi in panchina, perché purtroppo il passato ci aiuta a crescere, però il passato fa parte anche delle nostre esperienze e purtroppo il passato ci aveva portato a finire le gare con qualche amaro in bocca, senza stare a ripercorrere, insomma, il percorso dalla prima giornata all'ultima. E quindi sì, c'era, però questa volta siamo riusciti a contenere l'avversario, siamo riusciti a non concedere occasioni da gol, e se devo solamente fare un piccolo appunto alla squadra è stato quello, proprio quello di non aver chiuso la partita, ma aver fatto una gestione non ottimale quando invece abbiamo le capacità per poterlo fare. È la quarta vittoria in casa, ragazzi, è una delle squadre che ha fatto più punti in casa, adesso c'è la Coppa Italia, visto anche che conta diversamente rispetto agli altri anni, come la affronterai? Per vincere, come si affronta tutte le partite. Sta facendo turnover o no? Vediamo come usciamo da questa gara, ci sono due o tre situazioni da valutare di ragazzi che hanno avuto uno un fastidio muscolare, l'altro una botta sul ginocchio, l'altro una botta sul naso, quindi vediamo un pochettino domani, però insomma l'intenzione è quella di andare a Prato a fare la partita per vincere. Io ero arrabbiato quando non si vinceva o non si faceva bene in amichevole, figuriamoci in una Coppa Italia che quest'anno ha anche un significato importante a differenza degli anni precedenti. Allora, era un po' agitato effettivamente, l'avevamo visto dall'alto il mister ieri, no? È sempre abbastanza agitato, però ieri lo vedevamo girare qua e là, no? durante la gara. Si sentiva anche dalla panchina dei tuoi compagni, evidentemente, che erano in panchina, che era una giornata particolare, no? Proprio per quello che dicevamo prima. Beh, certo, è stata un po' dura da smaltire ciò che era stato e evidentemente questo alla partita di Cremona ha portato quest'ansia che magari era nota e si vedeva tra sia in panchina che hanno in campo, che magari non riuscivano le cose tecniche, ecco, tutto lì. Allora, stiamo vedendo la classifica. Allora, l'Arezzo è la squadra che ha fatto più punti in casa insieme ad Alessandria e alla Viterbese, 13, la Cremonese ne ha fatto uno meno, per i punti fuori casa invece è lì l'Arezzo che evidentemente non ha raccolto quanto forse avrebbe potuto. L'Arezzo ha fatto 4 punti fuori casa e nella classifica dei punti fuori casa si trova più o meno a metà, teniamo conto che l'Alessandria ne ha fatti 12, la Cremonese 8, l'Arezzo ne ha fatti 4, quindi è lì, diciamo, a livello numerico che bisogna intervenire, perché poi come reti fatte, le reti subite adesso la seconda parte in casa senza subirli,
il resto, insomma, dei numeri sembra in linea con le prime, quindi è un caso questo, cioè nel senso sono stati episodi, pensiamo ad esempio a Lucca, pensiamo alla stessa gara di Cremona, no? Dove la Ghezzo avrebbe voluto fare qualcosa di più. No, vabbè, come hai detto te, adesso si parla solamente di numeri e penso sia anche un po' presto per analizzare questi. Penso però che siamo andati fuori casa in determinate piazze dove non era facile portare a casa il bottino pieno, perché se vado ad analizzare penso alle prime due della classe, ovvero Cremonese e Alessandria, e poi penso anche ad una squadra come la Carrarese che è ben messa in campo e ha degli ottimi giocatori, e soprattutto la Lucchese che è un allenatore che conosco benissimo e so perfettamente come lavora sia con il gruppo che dal punto di vista tattico. Quindi penso sia un pochino presto, ma vorrei dire che, come hai detto te, le prime della classe al girone di ritorno ce l'avremo tutte al Città di Arezzo, quindi sarà bello accoglierli. Parlavi di Calderisi, ovviamente. Sì, Calderisi. Sì, che anche noi lo conosciamo, è stato qua anni fa. E tu l'hai avuto, dopo ne parliamo magari del tuo passato, dove, a Salerno. A Salerno. Sì. A Salerno. Stefano, è una squadra, l'Arezzo, che diciamo ha dalla sua, soprattutto un potenziale offensivo che, insomma, è venuto fuori, no? Perché a parte i 4 gol di Moscardelli, che è diventato il primo marcatore, poi ci sono i 3 reti di Erpen, i 3 di Polidori, insomma, Grossi che è andato a segno. Quindi è una squadra che ha molte soluzioni offensive, deve forse trovare un maggiore equilibrio, diciamo, generale. Sì, i problemi ora li ha avuti dietro, perché quando tu vai in un campo come Cremona e fai 2 gol devi riuscire a gestirli meglio. Poi io ho visto come sono stati presi, insomma, sono stati presi quasi tutti a fotocopia e male, perché c'erano le marcature messe male, c'erano i giocatori che erano messi male, e probabilmente il reparto su cui bisognerebbe lavorare di più è, secondo me, quello della difesa. Poi in mezzo al campo e davanti ho visto che ci sono giocatori che, insomma, anche a livello tecnico sono superiori a parecchie squadre, però ora tu parlavi di trovare le squadre in casa. Io il fatto di trovare Cremonese e Alessandria in casa non penso sia così positivo, perché in casa devi fare la partita, vai a giocare da loro, sai, giochi già con una tranquillità diversa, perché sono loro che devono impostare la partita e quel che ti viene è tutto diguagnato. In casa devi impostare te, con squadre di questo genere non è facile, anzi, se gli apri gli spazi probabilmente ti fanno male. Quindi il fatto di averle tutte in casa non penso che sia una cosa molto positiva. Sentiamo anche la parte della Racing Roma con Gianni Chedda, che nonostante lo 0-4, a parte un cambio forzato in difesa, era la stessa formazione che aveva preso 4 gol dal Siena. Sentiamo. Nonostante il risultato, ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché abbiamo disputato, secondo me, una buonissima partita, una buona prestazione. È chiaro che venire a giocare in casa dell'Arezzo, una squadra blasonata con giocatori molto importanti, è sempre difficile, soprattutto poi dopo la sconfitta amara di domenica scorsa. Invece i ragazzi hanno interpretato in modo giusto la gara, e peccato aver perso sul calcio di rigore, era meglio se segnava qualcuno su un'azione bella, perché l'Arezzo comunque di azioni e occasioni ne ha avute, però è andata così e purtroppo torniamo un po' a casa con la mare in bocca, però sono ottimista perché la prestazione c'è stata. Ecco, le chiedo se dal campo magari si è accorto di un Arezzo che poteva avere anche qualche remora psicologica comunque dopo la sconfitta rocambolesca di una settimana fa. È chiaro, quando vinci 2-0 a 9 minuti dalla fine e poi perdi 3-2, un po' di scorie rimangono, però poi i giocatori sono abituati a lasciare alle spalle quello che succede. Secondo me l'Arezzo ha fatto una buona partita, l'ha fatta anche la mia squadra buona partita, però alla fine il risultato purtroppo non ci ha premiato. Ecco, la differenza l'ha fatta soprattutto quel rigore alla fine del primo tempo, perché comunque eravate arrivati a quel punto senza aver rischiato poi tantissimo. Eh sì, ma peccato, perché al di là dell'episodio sono cose che noi paghiamo un po' di inesperienza, no? Della categoria, della giovane età, perché c'era da gestire meglio un fallo laterale dell'Arezzo che non abbiamo gestito, e è chiaro che poi in area arriva a 2000 all'ora l'avversario, ci sta che può cadere, non può cadere, quello sinceramente non dico niente dell'arbitro perché sono cose che non mi interessano. Io guardo quello che potevamo far noi, era finito il primo tempo, per cui andavamo a riposo 0-0 e c'era comunque da parte della squadra consapevolezza che stava facendo bene. Peccato, perché poi il secondo tempo chiaramente in svantaggio cambia un po' tutto.
L'Arezzo non è riuscita a chiuderla e voi avete avuto quei tre minuti, no? Approfittando anche di qualche disimpegno, forse l'Arezzo non era tranquillo, due volte comunque siete andati al tiro, no? Con Shainas e poi la seconda conclusione che c'è stata subito dopo. Sì, infatti sapevamo che forse negli ultimi minuti poteva ritornare un po' il ricordo di domenica scorsa, ma noi siamo così, noi dobbiamo stare lì, dobbiamo attendere, dobbiamo difenderci bene e poi le occasioni capitano, ci sono capitate, purtroppo non abbiamo fatto gol, però ripeto, contento per l'ottima prestazione dei ragazzi. Matteo, non ha voluto parlare più di tanto dell'episodio del rigore, l'ex Macellari è stato il protagonista, no, di questo episodio, forse la sua, al di là che rivedendolo, la sensazione che Masciangelo fosse, diciamo, quasi stesse per cadere leggermente prima del contatto, però chiaramente quando il difensore dai l'impressione all'arbitro comunque di andare diretto, cioè non vai sulla palla ma vai diretto sul giocatore, diciamo, è lì forse l'ingenuità è stata, no? Perché sì, poi l'arbitro può darlo o non darlo. Sì, ma anche per il fatto stesso che, insomma, Masciangelo e Mancino, penso lo sapesse anche la Racing Roma, avrebbe puntato l'esterno e comunque erano, mi sembra che da dove è stato fatto il fallo alla linea di fondo, era lì lo spazio dove sarebbe andato, quindi alla fine è stata una copertura un po' così e così di Macellari. Magari non dico che è rigore al 100%, ma all'80% ci può stare che te lo assegnano contro, insomma. Stefano? No, il problema è che il giocatore probabilmente si è visto arrivare il giocatore a tutta velocità, si è fermato e lui è andato addosso e è stata interrotta un'azione pericolosa. È logico che se il giocatore stava sulle gambe, magari, come diceva giustamente lui, l'accompagnava sull'esterno, il rigore lo faceva, però diciamo ci poteva stare benissimo, il rigore c'era. Tu non l'hai visto bene o hai io ero dall'altra parte infatti. Ho gioito quando ho visto che ho dato il rigore. Direi che per il momento possiamo essere soddisfatti degli episodi arbitrali, diciamo. Beh, non si discute quando, quando un arbitro fischia non si può andare indietro, quindi ciò che è stato fatto è fatto. Ci fermiamo un attimo, ripartiamo tra poco. Allora, prima di vedere anche le interviste a Sirri e Moscardelli che ieri sono arrivati, ogni settimana vi facciamo vedere un po' l'umore del presidente Ferretti su Facebook, ma non tanto dopo la partita, almeno non c'è stato un messaggio particolare, ma ce n'è stato uno diversi giorni fa, direi 5 giorni fa, un messaggio notturno, un post notturno che, diciamo, era un po' il decantare l'amore verso la piazza di Arezzo e verso la passione calcistica. Adesso appena lo possiamo vedere tra poco, in cui in sostanza il presidente diceva che non si sarebbe aspettato nemmeno lui di diventare non solo così appassionato di calcio, ma di legarsi anche dal punto di vista delle emozioni proprio alle gioie e ai dolori, chiaramente, di un presidente, a seconda chiaramente di quello che è il risultato dell'Arezzo. Magari lo vediamo dopo, se non riusciamo a vederlo subito. Direi allora di intanto ascoltare le voci di Sirri e Moscardelli. Beh, sicuramente quello che era successo a Cremona, avevamo un po' i fantasmi, avevamo un po' il timore, avevamo perso le certezze, sembrava, ma è stata importante questa vittoria, è stato importante non subire gol e ancora una volta abbiamo dimostrato che siamo un grande gruppo. Sappiamo che abbiamo preso tanti gol, 11 se non sbaglio, e stiamo lavorando tutti i giorni per cercare di migliorarci, per cercare di non prendere così tanti gol nel futuro. E il mister ci chiede tanto, siamo dei ragazzi disponibili, siamo tutti nuovi perché nessuno ha mai giocato con un altro compagno e comunque vedo molta disponibilità e dedizione al lavoro. Ragazzi, deve così fiducia nei propri mezzi, no? Perché spesso le gare, più che l'avversario, no? È la squadra che sembra complicarsi nelle partite al di là del pericolo altrui, no? Sì, ma nell'arco di 90 minuti il pallone è rotondo, può capitare di tutto, basta guardare come abbiamo detto a Cremona, cioè per 80 minuti non abbiamo concesso nulla a una papabile
vincitrice del campionato, e poi quei 10 minuti abbiamo preso 3 gol. Sono cose che possono capitare, ma dobbiamo lavorare al meglio per far sì che non capitino più. Ecco, un Arezzo che comunque, al di là che ho già segnato su rigore, il gol lo trova con facilità in casa, 4 vittorie consecutive, insomma, questi sono numeri comunque che dovrebbero servire, no? Acquisire sicurezza. Dobbiamo fare in modo che giocando in casa sia una fatica per tutti gli altri e non per noi. Dobbiamo continuare su questa strada e credo che col tempo e col lavoro riusciremo a toglierci delle soddisfazioni. Per fortuna è arrivata la vittoria e poteva complicare le cose visto la partita scorsa, però noi sappiamo che potevamo fare bene. Sicuramente la parte più difficile poteva essere sbloccare la partita, perché loro erano molto chiusi, potevamo migliorare nel secondo tempo, di cercare di chiudere la partita, però noi ho fatto una vittoria d'orgoglio. Ma sono state più le cose positive, no, dell'inizio della stagione nostro, quindi sicuramente è stata una bella botta quella di domenica scorsa, però era appunto importante ritornare subito alla vittoria. La partita era complicata perché avevamo tutto contro, no? Abbiamo vinto, abbiamo fatto il nostro, però riusciva, magari poteva andare male, non era giusto per quello che stiamo facendo, per come lavoriamo in settimana, per come entrano anche quelli che non partono dall'inizio. Quindi il gruppo è compatto, sa che può fare bene, quindi è una vittoria che ci rimette lì e ci dà un po' di fiducia in più. Oltre al gol, una prova molto generosa, perché hai dato una grande mano, ti sei preso palloni anche molto lontano dalla porta, insomma, in dei momenti chiave sei stato importantissimo. Beh, quello è tutta la mia carriera, l'ho fatta così, perché quindi che mi ha portato anche a arrivare in Serie A, quindi quello cerco di non cambiarlo mai. Certo, l'età un po' avanza, però finché ce la faccio sono contento di farlo, perché poi non sono un attaccante che vuole stare lì solo a aspettare le palle dentro l'area di rigore, quindi aiutare anche la squadra da fiducia anche poi quando ti capitano le palle buone. Ecco, proprio per la tua grande esperienza, cosa manca a questa squadra per fare il salto di qualità? Perché insomma i mezzi ci sono, è una squadra che segna molto, manca la tranquillità, la fiducia, che cosa? No. Sicuramente era importante non prendere gol, quindi ci è capitato solo un'altra volta, quindi da migliorare quello. Stiamo lavorando tutti a partire da noi avanti, perché quando si prende gol non è certo solo colpa dei difensori. Quindi stiamo lavorando su quello e migliorando quello sicuramente arriveranno più risultati e continuare a fare bene davanti, anzi a migliorare quando ti cambiano più occasioni, cercare sempre di buttarla dentro. Allora, intanto due notizie dalle altre squadre. C'è intanto l'infortunio di Sforzini, pare un infortunio abbastanza serio, si è infortunato contro la Germania, tra l'altro una partita che non so quanto è durata, dicono 99 minuti, insomma c'è stato questo pareggio, forse oltre anche il tempo che, cioè quello che era stato assegnato dall'arbitro, però insomma una tegola certamente per una delle squadre di rivelazione di questo campionato. Sarà operato a quanto pare mercoledì e quindi la Viterbese non è per gioire degli altri, ma insomma perde questo giocatore. Allora, questo è il post che dicevamo prima, vedete, sto riflettendo su quante cose cambiano nella vita. Da giovane avevo la passione e ancora ce l'ho per i motori, insomma fa tutto un excursus e poi arriva a parlare di Arezzo, mi dà delle emozioni che mai avrei immaginato, quando vince provo una felicità e una gioia d'animo a me sconosciuta, quando perdiamo una tristezza enorme, un dolore. Mi scuso, ma avevo la necessità di esprimere questo mio sentimento, non ultimo l'affetto dei tanti amici che ho trovato inaspettatamente. Non lo dico per ruffianeria, non sono il tipo, avevo voglia di scrivere quello che mi passava per la mente. Insomma, pensate che a notte fonda scrive queste cose, lo sentite così, come lo percepite? No, mi hanno riferito questa cosa, sì, che è un presidente abbastanza social. Però visto che ultimamente, visto che adesso siete stati voi che gli avete dato questa passione. Però lui è venuto in settimana, ci ha dato la carica, ci ha detto cose giuste, ci ha fatto sentire la propria vicinanza e prima della partita ci ha ancora rassicurato e cercato di dare quello stimolo in più che ci serviva. È un grande presidente, lo stimiamo e insieme si può fare qualcosa di importante. Ecco, hai citato giustamente questo perché tanto la regia va avanti, questo è credo il tuo unico gol
che hai fatto in carriera, sì. Magari dopo ne parliamo quando raccontiamo insomma quello che hai fatto prima di Arezzo. Dicevo, hai citato giustamente la visita in settimana che è stata, non so se era prevista, comunque è stata una visita a sorpresa, perché in quella settimana un po' delicata penso sia stato in questo calore, questa vicinanza. Sì, è venuto lì nel centro sportivo della Nave e ci ha rassicurato dicendoci che lui c'è sempre vicino e che è il nostro primo tifoso, e di non pensare troppo a quello che è stato, ma cercare di, tra virgolette, tirare fuori gli attributi per superare il grandissimo ostacolo di Cremona e dimostrarlo contro la Racing Roma. Tutto lì. Stefano, da giocatore il presidente in questi casi può avere una, come dire, sì, però vedi, ora quando giocavo io il presidente era di Arezzo, quindi era, sì, tutti i giorni a campo. Poi abbiamo sempre detto, quella era una dirigenza dove c'era talmente tanti dirigenti che tutti gli allenamenti c'era o il presidente o il vicepresidente, e quindi essendo di qua era una cosa diversa. Ora non capita solo a Arezzo, ma in tutte le società che ci sono presidenti che vengono da tutte le parti d'Italia, quindi essere presente costantemente non è facile, visto le attività che si hanno. Però presidente, devo dire che rispetto a 2 anni fa o anche all'anno scorso è completamente cambiato. Probabilmente l'esperienza gli ha insegnato qualcosa, ha capito o ha preso, come dicevi prima, la passione per stare vicino alla squadra, e mi sembra che ora stia facendo le cose come si deve. E questo viene spiegato anche col fatto che ora forse sente di aver trovato, poi la storia ovviamente dirà se questo è giusto o no, le persone adatte al progetto, no? Che magari non erano quelle del passato. Sì, o comunque anche un fatto stesso comunque di vicinanza comunque alla squadra, come ha detto. Io penso anche proprio al fatto di essersi reso conto degli errori commessi in passato, sì, va bene la lontananza, però sicuramente un po' gli errori non sono mancati, no, nelle gestioni passate, al di là della lontananza. Sicuramente ha trovato le persone anche di cui si fida in questo momento, a cui ha dato mandato e proprio per portare avanti quella che è l'attività quotidiana. Va detto anche però che il cambiamento forse è iniziato forse l'anno scorso, quando finalmente il presidente si è convinto di affidare la gestione tecnica non ad un allenatore, ma comunque a una persona staccata dalla squadra, comunque una persona di calcio come Roberto Gemmi. Ha scisso quello che era il legame tra la parte economica dirigenziale e la parte sportiva tecnica della squadra, cosa che, se andiamo a vedere, negli anni passati non c'è mai stata, sicuramente per inesperienza, come lui stesso dice, che non si è mai avvicinato al mondo del calcio prima di Arezzo, insomma. Poi staremo a vedere, insomma, da qui in avanti, perché ricordiamolo, insomma, sicuramente il presidente è entusiasta e tutto, però ricordiamo anche l'annuncio che era stato fatto ad agosto della possibilità che sarebbero entrati nuovi soci, quindi anche quello può essere comunque un qualcosa che spinge ad avere maggior ottimismo comunque per il futuro. Allora, l'altra notizia riguarda il Prato, che ha preso uno svincolato. Si tratta di Giovanni Tomi, è un terzino 87, era al Matera nel passato campionato, non si sa se sarà già a disposizione per la gara di Coppa Italia di mercoledì. Allora, abbiamo visto prima questo gol che ha realizzato con il Gavorrano, cioè con la maglia della Salernitana contro il Gavorrano. Unico gol per il momento, anche se ci provi spesso, anche ieri ci hai provato diverse volte da fuori, no? Ultimamente vedo che riesco spesso a trovarmi in quella zona. Non con tanta precisione riesco a, diciamo, a calciare in porta, però il lavoro è quello che mi servirà per cercare di limare queste situazioni. E fare un gol è una gioia immensa, e sinceramente sono passati tanti anni dal mio unico gol e lo sogno spesso e vorrei ritornare a uno di quei momenti. Si trattava della stagione 2012-2013, la seconda divisione. La piazza di Salerno è quella a cui sei rimasto più legato per il momento? Guarda,
La piazza di Salerno sì, è quella dove sono stato legato e quella che mi ha dato tanto, perché lì mi hanno veramente accolto come un figlio e mi hanno cercato di crescere, perché sono andato lì dopo due anni a Lumezzane in cui esci dalla primavera e non sai benissimo dove metti piede. Poi una piazza come Lumezzane è una piazza non esigente come Salerno, sono passato diciamo da un polo all'altro. E a Salerno invece mi sono dovuto rimboccare le maniche per giocare a vincere. Lì sono sceso in campo tutte le domeniche per cercare di vincere il campionato e questo è successo il primo anno della C2. E abbiamo vinto la Supercoppa, la Coppa Italia, però l'anno dopo in C1 non siamo riusciti a continuare questo sogno. Sono andato via con l'ambizione di giocare un po' di più, perché il secondo anno giocai un po' di meno e fu una scelta sbagliata. Purtroppo nel calcio quando ti passa davanti un treno devi prenderlo al volo e le scelte sono tutte nel calcio. Io purtroppo ne ho sbagliato un paio e mi rifarò. Ti chiamavano il gladiatore, vero? Sì, perché amo, era questo nome, questo attributo che mi hanno dato, era perché un po' rispecchia quello che sono io in campo. Io nella vita privata sono una persona, però quando scendo sul rettangolo verde mi trasformo, come mi dici, no? Mi dicono anche soprattutto i miei genitori. E purtroppo quando senti l'adrenalina della partita, quando hai la carica durante la settimana, non riesci a gestirla bene. Nel migliore dei modi cerco di farlo, però sono un'altra persona, ecco. Ecco, qui ad Arezzo, come diceva, sentiamo prima Sirri che diceva, no, nessuno di noi ha mai giocato insieme, quindi c'è bisogno anche di tempo per trovare anche certi meccanismi. Beh, sinceramente io questa era una risposta che avevo già dato. Comunque sì, alla fine quando un allenatore deve lavorare con un gruppo nuovo non è sempre facile, perché già dal ritiro devi cercare di capire le intenzioni del mister, devi lavorare su ciò che vuole il mister e quindi non tutti magari sono predisposti. Con il passare del tempo sì, si cerca di ottimizzare al meglio il tutto e solo il tempo e il lavoro soprattutto dirà se noi saremo bravi a capire e a fare nostri i consigli che ci dà l'allenatore, per cercare appunto sempre di arrivare a quell'obiettivo sempre sognato. Tu hai anche una presenza in Serie A e una in Europa League con la Lazio, con la Fiorentina mi sembra, che questa presenza, ecco, che ricordo hai di quella? Guarda, se devo stare a raccontare il ricordo che ho, penso che non finiremo più, perché io sono una persona che si ricorda bene quasi tutte le cose. Ho un ricordo stupendo, purtroppo finito subito, perché non sono stato gestito magari nel migliore dei modi dalla società. Sapete tutti quanti, magari il presidente Lotito, che persona è, perché lo è magari davanti a un teleschermo, ma soprattutto nella vita privata cerca un po', tra virgolette, di fare i suoi interessi. E io da lì, dalla presenza in Serie A, ad allenarmi sempre in prima squadra, a essere lì fare 90 minuti in Europa League, sono sceso in Lega Pro, tra virgolette. Però penso soprattutto che io sto facendo un percorso di crescita, il percorso magari che devono fare tutti, ovvero quello lì di farsi le ossa e di cercare di arrivare in alto gradino dopo gradino. Non mollerò e spero di arrivarci. E te lo auguriamo sicuramente. Stefano, comunque lui garantisce una spinta, insomma, un giocatore... Vabbè, lui mi ha impressionato subito la prima partita che l'ho visto e non lo conoscevo e ho detto finalmente un terzino sinistro che spinge come deve spingere. Destro però. Sì, quindi sì, è forse un po' limitata la sua spinta, perché giocando come gioca il mister, quindi parlavo di terzo sinistro perché sì, pensavo a me, no? Sono andato indietro un po'. però giocando con i due esterni alti, probabilmente le sue incursioni arrivano fino a un certo punto, poi si deve fermare. Però ho visto, è un ragazzo, una bella corsa, inseguimento, ho detto, di quelli che ho visto insieme a Moscardelli, che sicuramente conosciamo tutti, a Polidori, lui è quello che mi ha impressionato più di tutti. Che poi il mister, le posizioni di Yanga e Arcidiacono, vedete, tu e Masciangelo in 5 minuti cambia il compagno che avete davanti. Sì. E questo spesso... Sì, però giocando così, cioè giocando in questo modo, lui ha la corsia chiusa, sì, essendo i due esterni quelli che fanno il lavoro. Se gioca magari con tre centrocampisti, tre attaccanti, avendo la fascia più libera, lui potrebbe arrivare più volentieri, visto che c'è una corsa, la facilità di corsa, quindi potrebbe arrivare benissimo sul fondo. Perché poi il gioco su Arezzo si basa molto su questo arrivare in fondo. E sì, no, ma soprattutto come ha ribadito molto spesso a volte il mister, cioè noi abbiamo tutti gli esterni di piede destro, quindi magari è chiaro che un destro predilige andare sul destro. Se avessi magari un mancino che viene in mezzo al campo, chiaramente avrei la fascia tutta per me, tra virgolette.
però noi facciamo buon uso di quelli che abbiamo, perché sono quattro elementi di, adesso purtroppo l'infortunio di Dursi, però quattro elementi di tanta tanta qualità. Allora, Matteo, tu hai seguito anche l'allenamento, oggi diciamo sono stati fatti anche dei test, anche che ci sono dei giocatori appunto che non sono usciti bene dalla gara con la Racing Roma, si gioca mercoledì alle 14.30, come diceva Sottili, quest'anno la Coppa ha un'importanza diversa, perché comunque chi arriva in fondo poi avrà un passaggio diretto, salta, insomma, adesso lo spiegheremo poi strada facendo, comunque sia ha un passaggio diretto in fondo, insomma, alla fase finale dei playoff. Quindi gli altri anni erano gare di allenamento, diciamo anche bruttine di solito queste gare, soprattutto iniziali. Vedremo adesso se cambierà qualcosa. Che indicazioni sono arrivate? Sirri non l'abbiamo visto comunque in gruppo, poi ieri è uscito dopo, l'abbiamo visto anche in sala stampa con questa fasciatura al ginocchio, poi mi è giunta anche Dursi, non c'è, ha il problema al polso, quindi non penso che saranno rischiati, comunque saranno disponibili per la partita con il Prato. Sicuramente potrebbe esserci un turnover, alla fine nel caso ad esempio del terzino destro c'è Ba che non ha mai esordito, potrebbe essere la sua partita, così come potrebbe tornare Sabatini a sinistra, Solini al centro della difesa con Milesi e poi magari Rossetti ed Emba a centrocampo e poi chissà, forse potrebbe essere anche la volta di Berzotti che torna dall'inizio dopo la prima partita di campionato. Eh sì, che faceva anche gol, il primo gol della stagione era stato proprio il suo. Vedremo insomma cosa accadrà in questa gara. L'ultima cosa, i campi di allenamento questa settimana sono a Prato Antico? Sono allo stadio domani, e poi alla nave venerdì, giovedì e venerdì e poi sabato e domenica allo stadio. Ok, quindi l'ipotesi di trovare, cioè l'ipotesi Prato Antico però che penso si dovrà sbrigare, penso, spero nei prossimi giorni, stando a quello che trapela. Quanto pesa questa situazione? Perché Sottile aveva detto anche la settimana scorsa, no? Questo fatto della nave, delle problematiche anche pratiche, no? Sì, non penso che la distanza sia un problema, penso però l'adattarsi magari a una struttura che non è adeguata per noi sia il problema principale, perché anche cambiando, andando sull'erba, andando sul fango, andando sul sintetico, molti calciatori ne risentono, quindi speriamo e incrociamo le dita soprattutto in primis noi giocatori, perché abbiamo veramente bisogno di una casa dove poter cercare di creare e lavorare nel migliore dei modi per far sì che la domenica portiamo i tre punti a casa. Stefano, veloce, questo punto è fondamentale. È tanti anni che si sta discutendo di questa situazione. Io vedevo ieri quando veniva la partita con i campi lì davanti lasciati così, è un peccato perché sarebbe la situazione ideale. Loro arrivano al campo, hanno tutto il campo, hanno i campi di allenamento lì davanti e sarebbe comodissimo, però purtroppo ci sono queste situazioni. Sarebbe un'altra soluzione, sarebbe quella famosa delle caselle, anche se lì comunque sia per i magazzinieri magari devono portare roba giù. L'ideale sarebbe i campi lì davanti che sono perfetti. Grazie, in bocca al lupo Alessio Luciani, grazie per essere stato con noi, grazie a Stefano Butti, ci rivedremo presto, grazie a Matteo Mazzotti che torna, perché ci segue in replica, tra poco con Zona Dilettanti. Buona serata.